Tutti, salve a tutti ragazzi, salve a tutti. Iniziamo. Innanzitutto lasciate like e iscrivetevi al canale di falsi del dozzo. Allora, cosa facciamo quest'oggi? Vi ho portato delle modifiche. Infatti, se andate a vedere i miei video scorsi, abbiamo questa chiesetta, tra virgolette, che sono andata a modificare letteralmente tutta, l'ho modificata, tranne la chiesa in se stessa, cioè ho aggiunto altre cose che ci sono nella chiesa. Innanzitutto qui abbiamo tutto questo, sicuramente non se ne sta accorgendo nessuno in questo momento. Come vediamo, secondo me non se n'è accorto nessuno. Cosa c'è di diverso? Certo, questo. Mi manca una cosa che ora vi faccio vedere. Poi, facendola vedere frontalmente. Questo che vedete di diverso? Sì, non c'è una croce. Cosa serve? Cosa vuol dire quella croce? Sì, c'è tipo un corridoio che porta alla sacrestia e la sacrestia ci porta un altro corridoio che porta a non so cosa, poi ve lo faccio vedere. E poi questo qua porta un'altra cosa, cioè questo, il giardino. Allora, vi faccio vedere proprio con se stesso, perché per chi si fosse perso gli scorsi video. Questo è così. Entra, vabbè, qua abbiamo le persone cristiani che stanno alla messa, qua le persone, qua c'è l'altare, la solita scaletta che ci sono, qua c'è una croce. Comunque ho aggiunto un nuovo arredamento, cioè il cero pasquale, sì, cosa che non c'era già che siamo in Pasqua, ho aggiunto il cero pasquale, cosa bellissima. Perché fa tipo sto fumo che è molto carino. Poi quella cosa che avevo detto che avevo aggiunto è la fonte battesimale dove si, appunto, si battezzano i bambini. Qua abbiamo sempre lo stesso libro che si muove da dove andiamo noi. Qua c'è sempre l'eggio dove abbiamo il cero pasquale, qua sempre i chirichetti con le mani mani giunte, se non mi sbaglio, si dovrebbe dire così. Allora, qua c'era la porta del campanile, se non c'era poco, però qua si entra per andare a campanile. Siccome non ve l'ho fatto mai vedere, ve lo faccio vedere ora. Vabbè, queste cose gialle sarebbero le campane che da fuori si vedono come campane, appunto. Poi faccio vedere che sembrano veramente campane. Qua ho chiuso col vetro per ammirare. Poi da qua andiamo al corridoio della sacrestia. C'è tutto questo corridoio. No, ok. C'è tutto questo corridoio qua. Dove c'è una porta dove qui abbiamo la scrivania, una sedia e qua abbiamo l'armadio. Sì, questa è una nuova cosa che ci farò un video, come fare gli armadi. Comunque se ve li siete persi, andate a vedere gli scorsi video dove vi ho fatto vedere il cammino, l'acquario e altre bellissime cose, anche in vecchi video. Comunque il mio obiettivo entro inizio maggio, metà maggio, è arrivare a 40 iscritti, se ce la facciamo. Andiamo qui, c'è questo corridoio dove arriviamo qui, che c'è una porta. Di solito qui c'è l'entrata appunto del catechismo, dove si parlano con le catechiste, tutte queste cose. Qua ci sono 6 aule, esattamente ho fatto 6 aule perché era troppo grande. Poi nelle chiese non è che ci sono tutte 6 aule, perciò non è molto grande né molto piccola. Abbiamo un tavolo semplice con legno del Nether, semplici sedie, così
Sempre lo stesso materiale, sempre tavoli, niente di che. Devo aggiungere le persone e poi Luigi. Come ho detto, sono 6 classi. Ma non è finito qua, perché c'è per i bambini una cosa molto istruttiva. Praticamente è un bellissimo giardino dove si possono ammirare bellissimi pesci, un laghetto dei pesci molto carino che ho costruito io. E poi, come pausa, se si porta la merendina oppure la prima comunione, prima confessione, si va lì prima la gita della confessione, della comunione, si va lì, che poi non è una gita, però si va lì. Allora, qua questa non ci confondiamo, non è che questa ci va nel nuovo posto, questo è il corridoio che porta dalla sacrestia qui. Poi c'è questo, una bellissima porta, dove è un poco buio, dovrò rimediare con qualcosa. Qua c'è una porta, allora vi faccio vedere, non c'è uno dall'altro, no, questo, però è proprio circondato da delle foglie alte due, proprio per far impedire, sia perché circonda, sia anche perché per far impedire il passaggio di altri animali, di bambi e queste cose del genere. Qua abbiamo classici lampadari che faccio per i giardini. Ora qui non siamo da PS, siamo da un'altra, siamo da un altro dispositivo, quindi poi non ci penso a fare live su Minecraft, perché io di solito porto Fortnite come live. Andatemi a seguire sul canale Viola. Vi metto in descrizione come diciamo, va bene? Qua appunto sempre con il legno del nero e il legno normale. Allora, innanzitutto ho messo degli alberi molto belli, degli abeti molto belli. Poi qua abbiamo appunto i tavoli da picnic, possiamo ammirare, questo è il più lungo. Per le classi più grandi qua altri lampadari, qua così, qua così, qua là. E qui abbiamo il laghetto, ma forse esagerare un po' con i pesci, ma dettagli. Però io ho messo i pesci di varie, come posso dire, i pesci tropicali di varie razze. Non mi fate fare paura perché non voglio uccidere. Ecco, ora mi sono bagnato, cosa che non devono fare i bambini assolutamente. In conclusione, cosa c'è? Questo è tutto quello nuovo, molte cose ho costruito. Da 3 cupole, una chiesa, un campanile, è diventata una cosa molto più grande. Cioè, bellissimo. Comunque, strutturato, ci farò una mappa. Strutturato dall'alto, è così questo. Appunto. Allora, diciamo tutte le chiese... Massimo quelle nuove no, però le chiese di antichità facevano questa forma a croce. Però la parte, ora vi faccio vedere con la freccia, con il tondino, la parte nuova che ho fatto. Tutto questo, tutto questo, tutto questo, solo questo ho fatto. Da qua a qua. Insieme alla croce grande, che appunto si ispira a una chiesa. Si ispira, penso che qualche chiesa avrà croci del genere. Vi faccio vedere ancora un'altra po' questa qua, poi penso che il video sia concluso. Era solo praticamente un tour del mondo, appunto. Della chiesa, delle nuove cose. Vi porterò altri video istruttivi di come fare arredamenti in casa e niente. Su PS4 sto continuando il mio villaggio off camera in modo tale da portarvi l'intero villaggio e poi fare altre modifiche insieme a voi. Oh, si nota assai qua la fonte battesimale, eh? Si nota proprio tanto.
E niente, comunque sul canale Viola ho messo una sigla che si ispira quando faccio le live su Fortnite. Poi non so ora che vado su Minecraft come devo fare la sigla, è difficile però, perché tipo faccio tipo come avete presente. Il professore sta presente. Allora, comunque, volevo dire, cioè, su Fortnite io la sigla metto la canzone, cioè la canzone del pass, una canzone, l'ultima canzone che c'è del pass, che è molto piratesca. E faccio muovere tutta la mappa, così in modo tale, cioè sembra più la cosa quando inizia, quando me lo vedevo quando ero piccolo, quando iniziava Rapunzel, capito? Che fa vedere tutti i posti, tutta la mappa, tutte queste cose, una cosa del genere ho preso. Molti quando gioco a Fortnite mi stavano chiedendo come si chiamasse questa chiesa, se dovevo dare un titolo a questa cattedrale, chiesa, come si vuol chiamare. Io se non siete stati molto attenti negli altri video, nel primo video di questa chiesa, perché io questa chiesa l'ho costruita con voi, se non ci non era non eravate stati molto attenti, io me stesso l'avevo chiamata la chiesa delle tre torri, proprio delle tre cupole, scusate, perché proprio c'ha tre cupole e questa è la sua particolarità in sé. Quindi il video si conclude qui. La parte più importante di questo video è quando ho parlato della struttura di questo appunto. Oh mio Dio, cosa? Cioè, Lì c'è un pollo sul tetto della chiesa. Mi dovete dire come ci fa ad arrivare un pollo sulla chiesa? Vabbè, vi ricordo di lasciare like, di iscrivervi a questo canale e buona giornata a tutti. Salve.